verdi giovanile e il verdi dei cosiddetti, come lui li chiamati, anni di galera, perché erano anni in cui lui scriveva 3-4 titoli d'opera per anno, sono composizioni e opere tagliate un po' con l'accetta. Il padre, che per tutta l'opera è pronto a sacrificare la figlia, in due battute di musica capisce di aver sbagliato. Abbiamo anche la figura del re che parte sconfitto, ma è un re che ha una passione umana, si innamora di Giovanna, ma anche qui l'aspetto dell'amore è condensato in poche battute di musica. Siamo ancora lontani dal Verdi che ci darà poi personaggi immortali nelle opere future.